Domenica, la torre dell'ex Poste di fianco al Palazzo Comunale sarà accesa da un progetto artistico che accompagnerà Faenza per ogni domenica invernale fino alla serata del 5 gennaio della Notte del Bissù. Un videomapping architettonico per i festeggiamenti manfrediani che partirà puntualmente alle 18 di ogni fine settimana, per un'ora, intervallato dal racconto di una fiaba sull'ex signoria faentina raccontata dall'attrice Tamara Fagnocchi. L'8 dicembre il Palazzo Ex Poste di Faenza verrà illuminato da un progetto artistico. Di che tipo di progetto si tratta e come nasce? Allora, l'8 dicembre verrà fatto sulla torre dell'Ex Poste di Faenza nella Piazzetta della Legna un videomapping architettonico. Questo progetto nasce dall'evento del 700° anniversario dei Manfredi e dei giardini di Natale, che appunto quest'anno, in occasione dell'anniversario dei signori di Faenza, è stato intitolato a loro con il giardino del principe. Verrà fatto un videomapping perché? Perché il videomapping è una chiave architettonica nuova, un nuovo modo, una nuova estemporanea di interpretare l'architettura, i Manfredi e anche il giardino. Quindi si racchiude in questo elemento moderno di comunicazione questi tre, diciamo così, eventi. Il gruppo è composto da due architetti, che siamo io, Stefania Altieri e Valeria Piovaccari, e Giuliano Dembi, che è il nostro, diciamo, tecnico mago del video. Questo evento si ripeterà più volte, sarà l'8 di dicembre, il 14 di dicembre, il 24 e il 5 di gennaio, durante la Notte di Bissù. Ecco, parliamo della lavorazione tecnica che vi ha portato quindi al progetto finale. Come è stato realizzato il video? Abbiamo cercato, appunto, come diceva la Stefania prima, di usare la superficie come una vera e propria tela, sfruttando gli elementi architettonici come strumenti, in modo tale da rendere l'idea più idee messe insieme, quindi dai giardini agli elementi che i Manfredi ci hanno tralasciato, quindi le loro monete, la ceramica, tutti i pezzi, tutti gli elementi che compongono il video in generale. Intervallandoli anche con situazioni ancora di nuovo contemporanee, saranno utilizzati dei suoni un po' elettronici e una visual elettronica, si può dire così. La lavorazione, quante persone coinvolte, più o meno la tempistica? Allora, la lavorazione è una lavorazione molto lunga, in effetti, questa del videomapping. Le persone coinvolte nel progetto siamo noi tre. Poi diciamo che questa performance è stata possibile, la sua realizzazione, grazie a degli sponsor. Basta, fondamentalmente dobbiamo ringraziare anche il Comune di Faenza, perché ci ha permesso di fare questa cosa sugli spazi comunque che appartengono a loro, e speriamo che sia che piaccia. Perché per Faenza è una cosa nuova. Per Faenza piaccia. È una cosa nuova. In realtà il videomapping architettonico è una tecnica che in questo periodo è molto utilizzata, è ormai collaudata, ma è realizzata nelle grandi città, quindi forse per Faenza è una novità, quindi vediamo che effetto fa la contemporaneità, diciamo così.